Motore. Motore partito. Azione Ivana. Alla violenza sulle donne. Troppa violenza. Ho voluto raccontare questa storia, una storia mentalmente, psicologicamente violentissima, che appartiene ai serial killer. In genere i serial killer sono persone le quali vogliono scontrarsi, confrontarsi, hanno sempre un bisogno grossissimo di riconoscimento dagli altri. Se ne parli male, ma purché se ne parli. Questa è un po' tutta la storia dei serial killer. Come with me, yeah. You go in the sotterraneo. Yes, I understand. I understand. So why are we? But I'm not here. Qui finisce. E ha ragione. Il segreto della serva scacciare appena c'è l'ombra. Il rapporto con gli attori è sempre determinato comunque dalla professionalità. Un grosso attore, nel caso di Englund, il divo per antonomasia dell'horror, se avesse trovato un regista non all'altezza della professione, l'attore si sarebbe mangiato il regista. Questo non è accaduto perché lui è un grosso attore, io sono un artigiano nel senso nobile del termine, e sapevo quello che volevo e così è stato, insomma, ecco. Pronti? Vai. I guess the best way to classify Sinner would be to call it a psychological thriller with horror overtones. The script has been influenced by the Alfred Hitchcock movie Rebecca, a little bit from the old Hollywood horror melodrama House of Wax, starring Vincent Price. I see those elements in it, and also in terms of the directorial point of view, there's a bit of homage, a tip of the hat, a nod to the great Italian horror directors Bava, Dario Argento. So there's a little element of luridness to the movie, which of course attracted me. Motore. Partito. 156,23 seconda. The prince, probably of a lesser noble family, living in an old villa. And years before, I fell victim to my own mental aberrations. I sort of have a compulsion, a hair fetish, if you will, and it manifested itself in sadistic tendencies and actions. And I have attempted, in my arrogance, and to protect my family name, I have used drugs to suppress these instincts. And now to test whether or not I have healed, so to speak, I've invited another young woman to my library to help preserve my archives, and the rest follows. Dimmi, è una condizione volgare. Mi sono trovato schiavo degli istinti più bassi. Era una condizione dalla quale mi dovevo assolutamente affrancare. Subito dopo il suicidio di Lara, io mi sono documentato con scrupolo. Sai come la chiamano? Lo vuoi sapere? La chiamano castrazione chimica.
Alessandro Perella's reputation had preceded him via our mutual friend, Loris Kirchi. And I was very curious and interested to work with and for Alessandro. But Alessandro figured me out very quickly, and he seduced me. He took me out to a phenomenal lunch in Calcutta. And it was just the most extraordinary meal. Many, many courses. And through the meal and a couple of bottles of wine, he opened his laptop computer and he showed me the location photographs of the magnificent Villa Fidelia here in Spello. And of course, I had to say yes. And I knew it was an interesting role too. But and I had read the script, and I could see the potential. But that's really how he sort of landed me in, fished me in. He got me. He got me in Calcutta. He owned my heart. Ti do 156, 15 prima. Vai, bravo, Jack. Buona! Buona! Dove vuoi farla passare lei? Allora, vuoi un incrocio o qualcosa? A me una sovrapposizione sarebbe molto bella. Allora facciamo così. Guarda, lei che arriva? Ivana è potenzialmente una immensa attrice, non a caso uso questo aggettivo, ha delle potenzialità che non si sa bene dove la porteranno, notevoli, notevoli. Prima quale? Tutte e tre. Cosa? Io, guarda, secondo me, io andrei sulla 6, la 7 e la 8. Ok. Posso ascoltarla una prima, una volta da ciascuna e dopo farlo? Ok. Ti faccio ascoltare la 7. So she's dead. And you know it. You guys are from the start. Let me go. Let go. You're a liar. Scarpe di Lara. È morta. Tu lo sapevi e non hai detto niente. Mi hai mentito. Lasciami. Sei un bugiardo. L'hai vista morire. No, aspetta. L'hai uccisa tu. Vuoi uccidere anche me? Fermati. Devo fuggire. Voglio andarmene subito da qui. Mi segua. È necessario, Rebecca ha il diritto di sapere, Dev. Venga con me. She's quite alone, she's a solitary girl, very professional. I think she's very, she's sweet, polite, but she's very strong at the same time. She's under pressure, as you'll see. She responds in a very strong way. That's Rebecca, more or less. Scusami. Anche, sì, devo dire anche delle sfide, perché quello che andremo a girare la prossima settimana, tutta la scena del pozzo con questo scuoiamento su questa giovane ragazza appesa e le bocche cucite, tutti effetti che io non avevo mai fatto nella mia vita, nella mia carriera, li ho fatti per questo film, devo dire, è molto interessante, molto intrigante. Yeah, actually, horror is my favorite genre. I've known Olga for about a year, and
So we've talked about theater in Russia and her training, and I know roles she's played in the classical stage. So even though I didn't have a lot of scenes with Olga, it was great having her as a friend on the set. It was somebody familiar to me. Che è Robert Englund, che ospita una ragazza che viene a fare questa ricerca sui manoscritti, che si chiama Rebecca, approfittando della sua biblioteca molto ricca. Mentre studia i suoi libri, scopre un diario. Da quel giorno la sua permanenza in questo posto misterioso cambia, perché lei scopre di essere seguita. Credo di aver sognato che è tornata in camera per prendersi una ciocca dei miei capelli. Forse quella donna mi droga. Forse mi mette il sonnifero nella cena. Sapeva perfettamente che non avevo toccato cibo. Per questo la tisana. Sono sicura che il sonnifero era lì. No. Andiamo. Perché dovrebbe? Questo film scopre che c'è qualcosa oltre di una accoglienza in una casa così ricca e bellissima. Scopre appunto il diario della ragazza precedente, che sono io, che sono stata già qualche anno fa in questo castello. Siamo due pedanine. Paura di raccontare i segreti. Gli hai detto quello che voglio? Certo che sì, però non devi esagerare. Cosa mi hai messo nel vino? Puttana. Salvetti invece è una mia scoperta, è una signora attrice che mai nessuno aveva preso in considerazione. Certo, il ruolo al quale l'ho chiamata a recitare era un ruolo che si confaceva alla sua tipologia, però avere solo la tipologia e non avere la capacità interpretativa ce ne corre. Lei invece ha avuto e quello, ma soprattutto la recitazione. Quick. No. Singing in the Rain. Alex, lasciali così. Au revoir. Arrivederci. Sentindo un poco vivir, dammi lento cas tuas palabras, dame selme du teu corazón. Dame lume cas tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento cas tuas palabras, dame selme do teu corazón, dame lume cas tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame lume cas tuas miradas, dame vida co teu doce amor. Lela, lela, le liña porque yo mo quiero mirarme nas meniñas dos teus ollos. No me deixes y ten compasión de mí, sentí non podo